Giornata mondiale dell'allattamento, siamo con l'avvocato Stefano Rossi, direttore generale della ASL di Taranto. E allora, direttore, un momento di civiltà, quello voluto dall'Ipercop di Taranto, affinché alla luce del sole, in un clima per così dire di assoluta naturalezza, quale è appunto il momento dell'allattamento, si possa vivere questo momento fortissimo, bello, intenso tra mamma e bambino, proprio per eliminare certi tabù che c'erano un tempo. Non ci si deve nascondere per allattare ed è giusto che una struttura commerciale si adegui. Splendida iniziativa. Due aspetti qui convivono, quelli di civiltà e culturali a cui lei ha fatto riferimento, ma poi c'è un aspetto di salute eccezionale, l'allattamento al seno come primo corretto stile di vita. Ci stracciamo le vesti per i piani di riordino ospedalieri che guardano al futuro per dare risposte diverse a fabbisogni sempre nuovi, ma ci dimentichiamo che la salute parte dai noi stessi, dai corretti stili di vita: mangiare bene, non fumare, non bere, fare attività fisica. Ma l'allattamento al seno è il primo corretto stile di vita che fa guadagnare in termini di salute alla mamma e al bambino. Anche sembra proprio dagli studi fatti in termini psicologici. Assolutamente proprio in termini psicologici, ma in termini proprio di salute effettiva. E quindi noi assistiamo, ci arrivano voci di oscurantismo, per cui addirittura qualche becero comportamento di chi chiede alla donna di nascondersi nel momento in cui allatta al seno il proprio bambino. Noi qui oggi siamo a testimoniare l'aspetto di civiltà e culturale, ma soprattutto anche il fatto che con l'allattamento al seno si guadagna in termini di salute.